Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo ultimo video per quanto riguarda questo team della nostra serie Win Streak. Ci manca, abbiamo detto, due partite al momento su 8, ne abbiamo vinte 5, ne abbiamo perse 3. Dipende molto dall'andamento del prossimo video, perché se noi le vinceremo tutte e due, 7 su 10 con questo team abbastanza particolare e mai testato, potrebbe essere un grandissimo traguardo. Se le dovessimo andare a perdere addirittura tutte e due, sarebbe 5 su 5, insomma uno 0 a 0. Se ne dovessimo vincere una e perdere una, 6 su 10 mi potrebbe comunque, diciamo, accontentare, anche in virtù di come è maturata una sconfitta che, insomma, è davvero borderline. E noi speriamo sicuramente che queste due partite siano all'altezza, perché mi dispiace un po' lasciare questo team e mi piacerebbe molto che queste due ultime partite siano davvero di livello. In ogni caso, per scoprirlo basta premere su Yes e andare subito in Battle Spot. Tokyo 1736. Allora, Coco Chomp, Gigalith, Mimikyu, Arca Celestila. Qua lui potrebbe andare di Trick Room, come Mimikyu ovviamente. Mudsdale mi sembra un Pokémon che possa fare molto bene contro di lui. La colonna di sinistra, Coco, Gigalith, Arcanine, la gestisce bene. Chomp, tutto sommato bene. Giusto Gigalith e Mimikyu per l'appunto. Allora, io partirei col mio Coco. Potrei fare Coco, Porygon 2, Mudsdale. E beh, dai, diciamocelo, Celestila ci sta abbastanza bene. Vediamo un po', questo è un match molto interessante, molto dipende da come lo interpreterà lui. Come lo interpreterà lui, ovviamente, come lo avrò interpretato io, sottinteso. Coco Arcanine. Attenzione, abbiamo un Coco evento Spex. Vediamo cosa ci bustiamo. Si capisce molte cose da cosa ci bustiamo. Special Attack. Che non è male, ragazzi. Allora, io andrei di Volswitch su Arcanine. Io quasi quasi metto Trick Room, signori. Se lui mi entra con Gigalith, io ho Mudsdale. Dai, andiamo di Trick Room, su. Vediamo se riusciamo a sparare il Volswitch su quell'Arcanine. Lui va di Thunderbolt dritto per dritto, mi sa su Porygon 2, ovviamente. Questa l'hai accusata, Ciccio. Andiamo di Mud. A meno che non mi sia andato di Close Combat. O peggio ancora di Mossa Z. Lotta. Su Porygon. Porygon sopravvive. Ragazzi, in Battle Spot, soprattutto da giapponesi e coreani, se ne vede di tutti i colori. Beh, salutiamo Porygon. Niente Trick Room per noi. Però, insomma, adesso possiamo rispondere.
Io qua posso fare Higher Power su Coco ed andare di Discharge. Vediamo un po'. Se entra Celestila Garchomp, chiunque decida di entrare. A parte se io dopo prendo tutti a colpi di Dazzling, ragazzi, qua è interessante la faccenda. Allora, andiamo di Iron's Power su Arcanine. E sono costretto a fare una mossa ovvia, perché io se fossi lui, per esempio, farei... no, la Z non la può più fare, ragazzi. Lui farà Terremoto, probabilmente. Più Celestila? Vediamo, ci ho pensato troppo tardi. Vabbè, vediamo, vediamo, vediamo. Vediamo se leva Arcanine. Io non penso. Ci sta che abbia fatto Frana più Flare Blitz e tutto su Coco. Invece no, lo leva perché deve fare Terremoto. Ha già sparato la Z. Io ci ho fatto Iron's Power lì per l'appunto su Celestia. Ma va bene, va bene. Dai. Siamo ancora in gara. Siamo assolutamente in partita, abbiamo un Flare Blitz da giocarci. Io mi sa che adesso faccio una Protect, però non volevo rivelare il fatto di non essere. Potrebbe essere giunto il momento della Z, ragazzi. Zeta e lanciapiombo su Celestia. Zeta su Chomp. Vediamo chi è. Che se la prende Arcanine mi può andare bene. Sprechiamo la Zeta, ma ho fatto la Zeta perché volevo, qualora proteggesse, di fargli quel danno che poi dopo era in range comunque di Aoi Earth Power. Perché, come potete vedere, noi di lanciafiamme non gli facciamo poco. Questa ZZ era più buttata via di tutte, dopo quelle che si tirano solitamente sui Celestina e Switch In, però aveva un suo perché, non era uno spreco. Li ho motivato, lo ripeto. Qualora Garchomp avesse protetto, rimasto in campo e protetto, e magari Arcanine lo faceva entrare dall'altra parte, al posto di Celestina, io lo danneggiavo e lo portavo in range poi di Iron's Power. È vero poi che con la susseguente Intimidate di Arcanine dello Switch In probabilmente non l'avrei poi tirato giù, ma insomma, va bene. Tanto per i Pokémon che rimangano, non avrò bisogno della Z per tirare giù Coco. Allora, io qua devo. Devo riflettere. Io vado di Iron's Power. Brutta, si è messa male sta partita. Non proteggo Celestila, vediamo se lui predicta e vado di Dazzling.
Grasknot, questo me lo tira giù perché sono pesantissimo, ragazzi. Quindi io la predict l'ho presa, ma probabilmente sarà fine a se stessa, vediamo. No, la Citrus. Ci voglio credere. Ce la può far perdere questa Citrus. Io mi volevo loccare su Dazinglim, ma adesso è difficult. Non l'ho giocata bene. Mea culpa. Proviamo ancora a fare i Paxerelli e fare Lanciafiamme più Dazinglim, è l'unica cosa che posso fare. Che sia Spex anche lui? Perché Grasknot non è una... Che sia Specs anche lui, Grasknot più questo switch mi può forse far intendere che è uscito per loccarsi poi dopo su mossa elettro. E allora in questo caso, forse vincendo una Spittai dopo. Allora, lui o si locca su Dazinglim. Proviamo. Non mi ha protetto Celestila. Fatemi morire proteggendo. Non chiedetemi il perché di questa mossa. La mia mossa di adesso è istinto. Istinto puro. E per ora, se vinciamo la Spittai... Io non so, non mi ricordo se il Coco evento coreano sia... sia alloccato su una natura particolare, sapete? Se magari è alloccato sul Modest, non lo so. Ok, no, perdiamo la Spittai... E con essa anche la partita. Tanto ci si può mettere la firma. Quando conta la Spittai. Io non la vinco mai. Perché vince la turno prima in virtù del fatto che ho protetto con Celestila e servita niente. Qua vi dirò. Se avessi vinto la Tai. Forse. Va bene, sono comunque soddisfatto di aver perso con onore e dignità una partita che non si era messa bene. In virtù di, lo vogliamo ridire? Lo diciamo. Un altro meccanismo da Best of One, mossa Z lotta Arcanine.
Per carità, sarà fatto apposta per Porygon 2, quello che volete. Ma io in Best of 3, Porygon 2, non ce lo lascio. E va bene, casellina rossa. Fa niente. Che due Torkoal. Floppy VGC, Ohio, United States. Vediamo un po'. Drifblim Lele, Chomp, Fini, Arcanine, Celestila. Allora, contro Drifblim Lele, Incineroar non fa proprio schifo, schifo, schifo. Io ci parto. Parto anche con Porygon, se mi parte con Garchomp. Io penso che lui mi possa partire con Fini. Cocone, male non ci sta. Vi dirò, facciamo così. Quindi prima Coco. Con Incineroar pronto a entrare. Beh, anche Gyarados male non ci sta. Io penso che Arcanine lui lo porti. Lo portano sempre tutti. Allo stesso tempo il Levitante mi serve, quindi forse Celestila meglio lasciarla a casa. È vero che c'è l'ele, uno dice: ah, ma con l'ele e Drifblim funziona anche bene. Sì, però c'ho già Incineroar per questo. Infatti io penso che lui l'ele e Drifblim non la faccia. Infatti. Qui ci boostiamo l'attacco sicuro. Io metterei la Trick Room e andrei di Volt Switch su Lele più Incineroar. Vediamo se mi fa doppio su Porygon anche lui, molto probabile. In tal caso anche andare di Gyarados adesso non sarebbe male. È che tanto ragazzi, non cambia niente. Per il semplice fatto che io mi aspetto che lui mi abbia fatto Psychium Z con Lele. E invece va di Taunt, va bene. Guardate, fra le due preferisco. E Flare Blitz sempre su Porygon, lui c'ha una paura, amore. No, va su Incineroar, benone. Ok, qua non si taunta, ma non c'è problemi. Allora. Entrerà Chomp? L'immortacci tua. Stavo pensando di fare una manovra mega. E invece, sta a vedere, mi ha fatto fake out sotto Fini. Sarebbe meraviglioso. Comunque, qua qualsiasi cosa mi ha fatto va bene. A parte, giusto. Io volevo fare U-turn. Perché se mi fa U-turn entro con Coco. Ma mi avrà fatto sicuramente Darkest Lariat.
Il turno. Quello che volevo. Ogni tanto un po' di sgnulo. Allora. Come vedete, YouTube e Voltswitch sono veramente interessanti. Bene, Tapopini con avanzi. Ci hai quindi fugato il dubbio sul tuo oggetto. Io vado di gelo raggio più Voltswitch su quell'Arcanine. Mi aspettavo un Chomp. Predicto la Protect di Fini, va bene. E sotto campo elettrico, ovviamente, non ti tiro giù, ma rimani anche tu con un pizzico di DPS. Buttiamo un Cineroar. Perché avrei potuto buttare Gyarados. Ma lo voglio tenere illibato. Mi può prendere un Burn, oppure prendere anche non Burn, ma poi dopo lui potrebbe avere Wild Charge. E siccome questa è la serie dei video sugli Arcanine con i set più strambi, stiamo attenti. Allora, il Taunt, tra l'altro, se ne andò. Io penso che adesso il Muddy Water addosso mi possa arrivare, ragazzi. Andiamo di Fulmine su Arcanine. E non faccio fake out, faccio U-turn. Perché lui potrebbe credere che sia sufficiente il Moody Water e switchare per bloccare il fake out. E io però non l'ho fatto fake out. Scald, vediamo se basta. Assault Vest più spread del pardo. Sono veramente un bastardo. Questo c'ha due Tapu e io gli sto continuando a rimettere il campo elettrico. Qua avevo portato Mazdale, ragazzi, a far discharge. Ma non l'ho portato. Potrei farlo stesso, eh. Fammelo su Porygon. Però, vabbè. Lo fa. No, via. Andiamo di Fulminello su Fini. Di Ice Beam sull'Ele e di Voltswitch tutto sull'Ele. Vediamo se ce lo fa vedere questo suo quarto Pokémon. Penso che quel Fini possa proteggere e invece protegge proprio l'Ele. Va bene,
Ha rischiato tantissimo, però bravissimo, ha fatto una gran bella giocata, ma io comunque me la posso permettere perché... Complimenti, continuiamo a crittare. Bene, adesso l'Extreme Speed anche a meno 1, avendo Gary, non lo reggo più. Io qua sono costretto a rischiare, perché se adesso entra Chomp io perdo Coco. Meno male entra il Canine e noi glielo tiriamo giù. Questa da parte sua non è una gran giocata, per il semplice fatto che, essendo io a 4 PS, lui non capitalizza il crit, perché non ha più Extreme Speed. È vero che magari con Lele e Rilele in campo, però ce l'ha più. Non so se mandare a morire insieme a Roe o entrare con Gyarados per non buttare via niente. Lui cosa avrà fatto adesso? Moody Water? Si dice insieme a Roe c'ha 7 PS. E al di là di tutto ciò, un fake outer con 7 PS può anche essere comunque la cosa più preziosa del mondo. Ma per l'appunto abbiamo un eventuale Lele Rilele. E meno male, perché se buttavo Gare o Squalburn ci usciva, sicuro. Voglio vedere quanto gli facciamo con Fulmine sotto campo elettrico. Ah però. Modest Porygon, eh? Hai capito? Via via. Il quarto suo non l'abbiamo ancora visto. A parte tanto ora entra Lele, ma chiunque esso sia non l'abbiamo ancora visto. Io qua, ragazzi, lo devo sorprendere. Recover e discharge, che è l'unica cosa che mi permette di fregarmene. E ovviamente crit e paralisi sul Porygon 2. È incredibile. Comunque questa era da fare comunque, perché io ero sicuro che lui non avrebbe protetto nessun dei due e avrebbe fatto doppio su Coco, in maniera che così, single target o meno, o Volt Switch o meno, chi entra si pigliava una botta, ma comunque lui era sicuro del fatto di rimanere lì. E invece, eccolo qua il Garchomp. Noi abbiamo sparato gelo raggio come dei forsennati e adesso è il momento di Gyarados. Questa partita, si può dire, lo abbiamo vinta. E l'abbiamo vinta per quel discharge, però stiamo ancora concentrati. Dovrebbe succedere davvero di tutto, ma abbiamo Porygon paralizzato. Ok, è ufficialmente vinto. Wow, questa mi è piaciuta, ma mi è piaciuta assai, ragazzi. E quindi, per noi, casellina verde. E, come avevo detto a inizio video, 6 su 10 con questo team mi può accontentare. Ora, con questo team non in senso dispregiativo, per i membri del team piccinini, ma perché non ne avevamo mai testati.
E quindi, insomma, è sempre un po' un rischio prendere, andare in Battlespot di getto con un team che non avevo testato e che avevo pensato nella mia mente solo sulla teoria. Sono comunque contento e compiaciuto e devo dire che se si riesce a mettere una bella pezza a Garchomp, alla Terra in generale, insinuerò a Rekkoko insieme Volswitch, Specs l'1, Assault Vest U-Turn, più Fake Out tra l'altro l'altro. Perdonatemi il gioco di parole. Sono una coppia veramente interessante. Porygon in questo, ovviamente, come potete vedere, grazie al suo gelo raggio fotonico contro i Chomp, è un buon Pokémon. Non male, dai. Tutto sommato, questo team con, nonostante sia stato promosso con solo 60 centesimi, 60% di percentuale di vittoria, è comunque una promozione, siamo oltre il 50. Insomma, devo dire che mi è piaciuto molto di più di magari altri team con i quali poi ho avuto un rate di vittorie più alte. Ragazzi, io mi auguro che questo ultimo episodio vi sia piaciuto. Era di alto livello come ce lo siamo augurato. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, molto importante. Dateci dentro con i mi piace e con i commenti. E noi ci vediamo presto, prestissimo, con un nuovo video. Ciao a tutti.